nostra regione è interessata da un'avvezione di aria molto calda di estrazione africana causata dall'imponente espansione verso nord del promontorio subtropicale, il quale nelle ultime ore ha determinato un notevole rigonfiamento della superficie isobarica di 500 ettopascal fino a spingerla a quasi 6.000 metri di altezza. Per rendere l'idea, tale superficie è posta mediamente a 5.500 metri, dunque una configurazione barica anomala, soprattutto in considerazione del periodo in corso. Infatti, da alcuni giorni le temperature stanno aumentando e nella giornata di ieri hanno superato i 35 gradi centigradi su molte località della nostra regione, con punte fino a 37 gradi centigradi tra il Sannio e il Casertano. E non andrà diversamente nella giornata di oggi, mercoledì 23 giugno. Anzi, si potrebbero raggiungere valori di 38-39 gradi centigradi in maniera più diffusa e dunque anche nelle aree interne del Cilento e il Vallo di Diano. Questo perché l'alta pressione africana, come possiamo apprezzare sulla cartina, interesserà ancor più direttamente le nostre regioni meridionali. Caldo molto intenso dunque per le prossime 24-36 ore e per di più con un aumento del tasso di umidità, il quale renderà l'aria afosa soprattutto durante il pomeriggio e in serata. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Giovedì 24 giugno, cielo irregolarmente nuvoloso o velato per nubi stratiformi con presenza di polvere sahariana e pulviscolo trasportati dalle correnti provenienti dall'entroterra africano. Temperature senza particolari variazioni, con valori molto elevati fino a sfiorare i 40 gradi centigradi nelle aree più interne, massime intorno ai 30-32 gradi centigradi invece lungo la costa, grazie all'inserimento della brezza durante il pomeriggio. Ma qui avremo un maggior tasso di umidità e dunque condizioni di caldo afoso. Mare calmo o quasi calmo. Venerdì 25 ancora condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Timida diminuzione delle temperature, apprezzabile maggiormente dalla serata. Venti deboli a regime di brezza con rinforzi sui crinali dell'Appennino. Mare quasi calmo o poco mosso. Nella giornata di sabato, l'alta pressione africana subirà un cedimento, ritirandosi parzialmente verso sud-est. Sulla nostra regione, le correnti tenderanno a disporsi da ovest-nord-ovest, consentendo una lieve diminuzione delle temperature e caldo dunque più umano. Ulteriore lieve diminuzione termica nella giornata di domenica 27 giugno, ma con valori che si manterranno ancora lievemente al di sopra della norma. Dunque, in definitiva, l'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana e sarà meno intensa nel corso del weekend. Per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, a presto da Giuseppe Stabile.